presidente cinese Xi Jinping torna in Europa dopo 5 anni. Prima tappa, Parigi. Gli ultimi aggiornamenti dalle università americane. Verso le elezioni europee, il generale Vannacci si candida con la Lega. Le proposte della sinistra. L'Italia scende nella classifica sulla libertà di stampa. L'International Street Food torna a Pomezia. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TGZ da Asia Buconi e Giulia Rugolo. Oggi, 6 maggio, il presidente cinese Xi Jinping torna in Europa dopo 5 anni. La prima tappa è a Parigi, dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron, in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche tra Francia e Cina. Poi sarà il turno della Serbia e dell'Ungheria. Durante il vertice, anticipato l'Eliseo, i due discuteranno di cooperazione scientifica, culturale e sportiva, di emergenza climatica e di crisi internazionali. Gli occhi sono puntati alla guerra in Ucraina. Macron è stato infatti il leader occidentale che più si è esposto a favore di Kiev, arrivando a prospettare l'invio di uomini, mentre Xi Jinping sostiene Mosca dando supporto all'apparato militare. A Parigi andrà anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un trilaterale che si concentrerà sul fronte commerciale. Grande assente, nonostante le pressioni dell'Eliseo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si recherà in visita in Lituania e in Lettonia. Ancora proteste nelle università di tutto il mondo, in particolare a New York, dove è stata presa di mira la presidente della Columbia, Shefik. Gli ultimi aggiornamenti con Lorenzo Pace. Messaggi proiettati sui muri, cori e urla. Non si sono fermate le proteste dei manifestanti filo-palestinesi della Columbia, che dopo lo sgombero del campus universitario si sono riversati sulle vie di New York. Fra i punti presi d'assalto c'è la casa della presidente della Columbia Shefik, che la notte del 30 aprile ha chiesto l'intervento della polizia per far arretrare i manifestanti arrivati fino all'Hamilton Hall, l'edificio più importante del campus. Una notte di paura con più di 300 arresti e anche un colpo di pistola partito accidentalmente da un poliziotto. Da lì la tensione è salita in tutto il paese, arrivando anche alle università europee. Speriamo che gli studenti possano concludere il loro percorso normalmente, aveva detto pochi giorni fa Shefik. Ma oggi, 6 maggio, agli alunni della Columbia è arrivata la comunicazione che la cerimonia di laurea principale è stata annullata e che si svolgeranno soltanto quelle più piccole. Fra queste ci sarà anche quella di Natasha Caragnano, ex studentessa del Master di Giornalismo della LUIS. Questo è di sicuro un modo per prevenire ulteriori proteste all'interno del campus e fuori durante la cerimonia di laurea. Non vuol dire che non ci saranno, sicuramente i manifestanti troveranno un modo per portare avanti la propria protesta anche durante il giorno della laurea, anche se non ci sarà più la cerimonia principale. Natasha Caragnano è fra le poche reporter che possono accedere al campus per raccontare la situazione dall'interno. Una situazione che oggi è completamente diversa rispetto ad aprile. Oggi il campus è deserto e in giro si vede qualche studente che vive però nei dormitori e ci sono sicurezze e poliziotti che sorvegliano le entrate e le aree all'interno del campus. Dell'accampamento non è rimasto più nulla, soltanto i segni delle tende sul giardino principale. E così, anche se i manifestanti non riescono ad accedere al campus della Columbia, a New York non si fermano le proteste. Il vice premier Matteo Salvini presenta il suo ultimo libro, Controvento, e lancia la candidatura con la Lega del generale Roberto Vannacci. Ci racconta tutto Federica Carlino. Giornata lavorativa con un sole dell'accidente. Mi dicevano 108 giornalisti accreditati. E Roberto, tanta roba. Diciamo che sicuramente c'è interesse per le comuni idee. Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini che martedì 30 aprile ha presentato il nuovo libro Controvento nella saletta del Tempio di Adriano a Roma. Ad attirare l'attenzione il generale neocandidato alle elezioni europee di giugno Roberto Vannacci, a cui forse va il merito per la tanta attenzione all'evento, dopo che le vendite del primo libro di Salvini faticavano a decollare, fermatesi a sole 700 copie. 150 le sedie già occupate solo dopo pochi minuti, più dei giornalisti che dei lettori. Tra i presenti il senatore Claudio Borghi, che alle domande dei giornalisti sulla candidatura di Vannacci si dice positivo.
Anche quando sono entrato io qualcuno mugugnava: si vince se il partito si allarga, dice. Finita la presentazione, il vice premier si è lasciato trasportare in abbracci e battute con i sostenitori, in fila per strappare una copia autografata e una foto con lo scrittore. Alleanza Verdi e Sinistra ufficializza il suo sostegno al referendum del CGIL contro il Jobs Act. Il servizio è di Pietro Angelo Gangi. Tra le firme dei referendum della CGIL ci saranno anche quella di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra che in un evento organizzato a Roma sul tema del lavoro hanno ufficializzato il loro sostegno. Lotta alla precarietà e abolizione del Jobs Act, la riforma voluta da Renzi, sono i temi principali dei testi referendari promossi dall'associazione sindacale. I referendum promossi dalla CGIL rappresentano uno strumento importante, noi li sosterremo, li sottoscriveremo senza alcun dubbio. Durante l'evento è stata anche presentata l'iniziativa promossa da Alleanza Verdi e Sinistra dal nome Alzare gli stipendi, la nostra strategia in 10 mosse. Abbiamo bisogno di riportare i diritti nel lavoro perché lo sfruttamento è ormai assolutamente inaccettabile. Penso che questa sia una battaglia di grande civiltà. All'incontro hanno partecipato deputati ma anche candidati dei partiti per le elezioni europee, che si terranno tra un mese. L'Italia scende nella classifica sulla libertà di stampa e passa dal 41esimo al 46esimo posto. Al Wall, Laura Pace. Grazie. Sì, la libertà di stampa in tutto il mondo è minacciata da coloro che dovrebbero essere garanti, le autorità politiche. Questo emerge dall'ultimo indice annuale sulla libertà di stampa mondiale di Reporter Senza Frontiere. Tra i 5 indicatori utilizzati per stilare la classifica economico, legislativo, politico, socioculturale e di sicurezza è quello politico a subire il calo maggiore. Il calo complessivo dell'indicatore politico ha colpito anche il trio in cima al WordPress Freedom Index. La Norvegia, ancora al primo posto, ha visto un calo del suo punteggio politico e l'Irlanda, all'ottavo, ha ceduto la sua posizione di leader nell'Unione Europea alla Danimarca, seguita dalla Svezia. In Italia la situazione è diversa. Dal 41esimo posto del 2023 è passata al 46esimo posto quest'anno nel 2024. Questo perché l'Italia continua ad essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, soprattutto nel sud del paese, nonché da vari piccoli gruppi estremisti violenti. La maggior parte dei giornalisti italiani gode di un clima di libertà, ma a volte cedono all'autocensura per conformarsi alla linea editoriale della propria testata. Il 2024 è l'anno elettorale più importante nella storia del mondo. Molti governi, per questo, hanno intensificato il controllo sui social media e su internet. A voi. Ieri a Nettuno, la cittadina del litorale laziale, si è svolta la rievocazione dell'approdo storico. Ci racconta tutto Silvia Della Penna. Tamburi, musica e abiti storici per tutta la città. Così il litorale laziale si è colorato nel fine settimana. L'associazione Stella del Mare di Nettuno da anni si occupa di valorizzare le tradizioni dei costumi nettunesi grazie alle rievocazioni degli eventi cinquecenteschi avvenuti nel territorio. Il corteo rinascimentale ha sfilato per le strade del centro replicando l'approdo della statua della Madonna delle Grazie, un episodio che dal 1550 lega Nettuno alla città inglese di Ipswich. Arrivò da Ipswich dopo una serie di turbolenti fatti una statua in legno di Nostra Signora delle Grazie e che i nettunesi accolsero e ospitarono all'interno di quello che adesso è il santuario. Per tutto il pomeriggio i passanti hanno potuto assistere agli spettacoli rinascimentali organizzati dai gruppi storici delle limitrofe Norma, Anagni, Assisi, Subiaco e Sermoneta, un evento che raccoglie a Nettuno più di 500 figuranti. Lavorarci tutti i giorni per 3 mesi e va dal approvvigionamenti per 400-500 figuranti fino alla direzione artistica di cui mi occupo io. L'impegno, dice il presidente dell'associazione, è quello di tenere viva la memoria storica delle tradizioni nei cittadini. Facciamo parte della Federazione Italiana Giochi Storici, facciamo parte della Federazione Europea dei Giochi Storici, quindi un po' di strada ne abbiamo fatta abbastanza. Tutto questo dimostra il nostro attaccamento alla cultura, perché la cultura è un buon investimento nel futuro, non solamente nostro, ma dei nostri giovani. L'International Street Food torna in Italia in tour da marzo a novembre 2024. Pomezia è la sua 41esima tappa. Il servizio è di Giulia Rugolo.
Dopo il grande successo dell'edizione 2023, è ripartito a marzo l'International Street Food, la più importante manifestazione dedicata al cibo di strada esistente in Italia, organizzata da Alfredo Rofino. International Street Food nasce dall'idea di portare i ristoratori in piazza. In questi anni le aziende di ristorazione hanno chiuso per una serie di problematicità, anche per quanto riguarda le grandi spese, e hanno deciso di creare delle iniziative come queste, perciò andare direttamente loro, i ristoranti, dalle persone. Come si può vedere, insomma, la città risponde bene, la città di Pomezia è un momento di aggregazione, a noi fa piacere sempre ospitare questo tipo di manifestazioni perché porta comunque a vivere la città, a vivere le strade, a animare anche durante la sera le vie che sennò sarebbero comunque vuote. Pomezia nel primo weekend di maggio ha accolto la tappa del Festival numero 41. Tra panini particolari, pizze, bevande, dolci e piatti provenienti da ogni angolo del paese. Lo street food, come dice il nome, è il cibo di strada, quello che si mangia seduti su una panchina in un parco, ci si fa il picnic. Il divertente quando ci sono queste fiere, queste rassegne, è proprio di riuscire ad assaggiare qualche boccone della cultura degli altri. Al torneo di rugby 6 nazioni in campo c'è anche Ilaria Righetti, una giocatrice in cattedra. Da Parma, Isabella Di Natale. Con il numero 6, Ilaria Righetti! Classe 1993, terza linea della nazionale italiana di rugby, Ilaria Righetti torna in campo dopo l'infortunio del 2022 in Coppa del Mondo. A un minuto e mezzo dal fischio d'inizio, frattura crociato e menisco, 2 anni di stop, ma Ilaria non si perde d'animo. Si può essere utili anche non perché per le tue qualità tecnico-atletiche in una squadra, ma appunto perché una squadra c'è posto per tutti, soprattutto in uno sport come il rugby. 8 anni fa il trasferimento per giocare nel campionato francese, dove dice ho portato la mia italianità e la passione per le lettere moderne. Il mio vero lavoro è essere una professoressa di italiano in Francia, quindi quest'anno sono in un liceo tecnologico. Le sfide contro la nazionale francese vissute come un'emozione speciale, un derby tra i luoghi del cuore. Per me, ecco, che vivo la Francia e il rugby francese tutti i giorni, per me veramente, appunto, lo vivo veramente con una grande pressione. E se la vita di uno sportivo non è mai infinita, gli insegnamenti dello sport, come quelli della scuola, non hanno scadenza. Rugby è anche questo, è anche mettere davanti appunto un gruppo, si vince insieme, si perde insieme, si migliora insieme, si lavora insieme. Un campo da tennis a Piazza del Popolo per le prequalificazioni agli Internazionali d'Italia, Chiara Grossi e Massimo De Laurentiis. In occasione degli Internazionali d'Italia, Piazza del Popolo si tinge di rosso. Qui, ai piedi dell'obelisco, è stato allestito un campo da tennis per le prequalificazioni maschili e femminili, con ingresso gratuito. Il campo resterà aperto fino al 19 maggio e potrà essere utilizzato per gli allenamenti dei ragazzi dei club della federazione. Ma in piazza c'è spazio proprio per tutti, grazie al mini tennis che mette d'accordo grandi e piccoli. Qui abbiamo fatto un campo di promozione per gli Internazionali d'Italia e abbiamo installato alcuni campi da mini tennis per fare giocare un po' tutti. Sabato 4 maggio si sono disputati gli ultimi incontri tra gli sguardi incuriositi dei turisti. Ultimo match femminile tra due giovanissime tenniste, Beatrice Ricci, classe 2003, e Vittoria Paganetti, classe 2006. Con un risultato di 6-4-6-4, la Paganetti si è aggiudicata la vittoria dopo quasi 2 ore di gioco. Tanto l'entusiasmo tra le persone. Secondo me è stupenda perché avvicina un po' le persone che non si interessano di tennis al tennis. Sapevo dell'evento e penso sia molto bello in Piazza del Popolo. Volevo vederlo perché credo sia una cosa speciale. Ma non sono mancate voci critiche. È un po' eccessiva, diciamo, l'iniziativa, diciamo, visto quello che già ci sta. Questa mattina alle 11 il sorteggio dei giocatori a Fontana di Trevi ha deciso i tabelloni. Grande amarezza per Sinner, che sabato ha comunicato sul suo profilo Instagram che non parteciperà al torneo a causa di un problema all'anca. Questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ricordiamo di seguirci sul nostro sito ZLuis e sui nostri canali social.
Oggi è uscito l'ultimo numero del nostro periodico Z, con un'inchiesta sui rifiuti a Roma. Un saluto da Giulia Ruvolo e Asia Buconi.